Sarà dedicato allo scrittore gaetano Carlo Kelly l'evento che si terrà il 22 febbraio prossimo, voluto e organizzato dal comune di Massa per ricordare l'autore nel 120 anniversario della morte e a 140 anni dalla pubblicazione del romanzo L'eredità Ferramonti, da cui Mauro Bolognini trasse il suo celebre film. Gaetano Carlo Kelly è uno scrittore massese di fine 800, dimenticato per qualche tempo, riscoperto negli anni 70 da Italo Calvino e il professor Bigazzi, che ebbe subito un certo successo perché il Bolognini nel 76 fece un gran bel film intitolato L'eredità Ferramonti, considerato forse il capolavoro del nostro scrittore massese, e che nel corso degli anni sta crescendo come figura, come personaggio della letteratura, diciamo, di fine secolo italiana di notevole valore. L'evento è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco di Massa Francesco Persiani e dallo studioso Paolo Giannotti, che vogliono riportare alla memoria un personaggio fondamentale della storia della cultura massese. 22 febbraio nella sala consiliare alla mattina con le scuole coinvolte, al pomeriggio nella stanza del Guglielmi con approfondimenti anche di professori che racconteranno questa figura di questo nostro concittadino, ecco che il Kelly deve tornare secondo noi all'attenzione della nostra cittadinanza. L'amministrazione comunale ha annunciato di avere in programma un progetto di recupero delle personalità più importanti della zona, che in passato non hanno avuto la notorietà che meritavano, come Fratelli Piccirilli, scultori che con le loro opere hanno caratterizzato diverse zone di New York.